Presentato in comune il nuovo programma didattico dell'era per l'anno scolastico 2010-2011. Ecco le parole del presidente Filippo Brandolini. La grande macchina del mondo per quanto riguarda il territorio Ravennate segue l'esperienza che è arrivata a 18 edizioni di materialità. Con la maggiore età materialità è evoluta in questo progetto, che è un progetto che riguarda tutto il territorio in cui opera era, quindi le 6 province della nostra regione, da Modena a Rimini. Il progetto verte, così come verteva la vecchia materialità, sul tema dell'educazione allo sviluppo sostenibile, quindi approfondimenti, lezioni, giochi sull'uso delle risorse, sul valore delle risorse ambientali, sul tema dei rifiuti e sui temi dell'energia. È un progetto che coinvolge, come gli anni scorsi, le scuole dell'obbligo, ma quest'anno c'è la novità perché abbiamo ampliato il progetto anche alle scuole materne. All'interno del progetto sono previsti anche 2 capitoli particolari, già presenti negli anni scorsi, itinerari invisibili, quindi visite dei nostri impianti, sia energetici, sia idrici, sia di trattamento rifiuti, e un pozzo di scienza, approfondimenti scientifici rivolti agli studenti delle scuole medie superiori. C'è da sottolineare che per quanto riguarda il territorio in cui opera ERA Ravenna, quindi le province, i comuni del Ravennate e del Lughese, stiamo parlando di circa 750 ore di formazione, e stiamo anche parlando di un progetto che nel suo complesso comporta un investimento per il gruppo ERA di oltre 480.000 euro, quindi un progetto importante attraverso il quale intendiamo rendere conto di aspetti quotidiani di tutti i giorni sui quali noi lavoriamo, ma sui quali i cittadini, fin da quando sono giovani e studenti, possono dare un loro contributo importante.